Siamo alla 19ª giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida fuori casa il Savoia. Sulla carta sembra una partita semplice, ma in realtà si dimostrerà essere una partita alquanto ostica. Nella prima frazione di gara i pomaricani subiscono gli assalti avversari, infatti il Savoia andrà per ben due volte a rete sfruttando gli errori difensivi. La partita sembra ormai chiusa, visto i due gol di vantaggio del Savoia, ma i pomaricani non demordono e nel secondo tempo danno fiato a tutte le loro forze, cercando di pressare gli avversari. Infatti all'ottantesimo i loro sforzi saranno premiati. L'arbitro concederà un calcio di rigore, che sarà realizzato dal bomber Fabio Montano, e dopo 5 minuti il capitano Antonio Lupo regalerà il pareggio. Nei minuti di recupero sarà ancora Fabio Montano a siglare la rete della vittoria per 3-2 sul Savoia. Vediamo ora le interviste. Siamo alla trattoria Il Boschetto di Savoia di Lucania con Nicola Massaro, dirigente e guardalinee dell'Atletico Pomarico. Buonasera Nicola. Come Buonasera. ti è sembrata la partita di oggi? Bene, potevamo vincere di più. Più abbiamo preso pali e solo pali. Quanti pali abbiamo preso oggi? Tre. Sì, infatti siamo stati un po' sfortunati quando stavamo perdendo 2-0. Chi ti è parso migliore in campo oggi su tutti i giocatori? Perché? Antonio Lupo. Perché Antonio Lupo, proprio Che ha lui? fatto il gol. Ah sì, infatti ha fatto il primo Il gol gol, della sua carriera. no, da quando gioca nell'Atletico, non della sua carriera. Le ambizioni, secondo te, dove può puntare l'Atletico fino alla fine del campionato? Quarto o quinto posto. Va bene, Nicola, ti ringrazio. Volevi salutare qualcuno? Sì, A chi volevi Franchino salutare? Martelli, tante sue gusto. Va bene, Nicola, ti ringrazio. Ci sentiamo la prossima volta. Grazie. Siamo ancora all'agriturismo Il Boschetto di Savoia di Lucania con il capitano Antonio Lupo che oggi è andato a segno per la prima volta con la maglia dell'Atletico Pomarico dopo 52 partite. Come ti è parsa la partita oggi, Antonio? Ah, sicuramente è una partita non facile sin dall'inizio. Era una squadra ben messa in campo, gli avversari ci hanno messo subito in difficoltà i primi minuti di gioco e poi hanno trovato il gol del vantaggio. Noi abbiamo cercato in qualche occasione con Centonze di arrivare al pareggio, ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo siamo entrati con la voglia di riacciuffare il risultato, ma è successo l'esatto contrario, abbiamo preso subito il secondo gol, ma non ci siamo mai demoralizzati. Abbiamo avuto un rigore a favore con la terza e la partita si è riaperta subito. Poi è avvenuto dopo 52 presenze il primo gol da parte mia nell'Atletico Pomarico dopo 3 anni e sono contento e felice anche perché è servito per il pareggio, per il momentaneo pareggio della partita e poi Montano ha chiuso definitivamente la partita sul 3-2 con un gol. Soddisfatto per il risultato, non soddisfatto per il gioco perché alla fine abbiamo giocato un po' a sprazzi, un po' rinunciatari, però bene o male siamo riusciti a pervenire ai 3 punti oggi. Ricordiamo agli amici radioascoltatori che Antonio Lupo oggi ha disputato la 52ª partita con la maglia dell'Atletico ed è il recordman della storia della squadra. Vuoi fare qualche ringraziamento? Vuoi salutare Sicuramente è un qualcuno? traguardo importante perché ci ho creduto fin dall'inizio su questo progetto, quando 3 anni fa hanno fondato questa società, ne ho fatto parte sin dall'inizio e sto portando avanti il mio impegno, sono felicissimo, ho conosciuto gente veramente che ci tiene allo sport, al calcio e non mi resta che ringraziare tutta la società, ma tutte le persone che hanno collaborato in questi 3 anni nella crescita di questa squadra e credo che oggi essere qui e arrivare a questo livello sia qualcosa di veramente importante. Va bene Antonio, comunque ricordiamo che il sogno non finisce qui, nonostante tutto. Grazie Antonio, ci sentiamo la prossima Grazie volta. a voi. Grazie.
capotavola. Arriva bene.